Foggia, in Umbria, per la prima volta in tutta la mia vita, non c'ero mai stato. Ci troviamo in forse quella che potrebbe essere anche definita la capitale del cioccolato in Italia, grazie al marchio Baci Perugina che nasce nel 1907 proprio qui a Perugia, e quelli però l'ho mangiati. Però questa città ha molto altro da offrire dal punto di vista culinario, infatti vi ho chiesto su Instagram i migliori posti e i cibi da assaggiare nella città, me l'avete consigliato un bel po', perciò oggi andiamo a fare un bel Perugia Futuro, amici miei. Dai, ditemi che sono scontato, ovvio, però io questo Perugia Futur lo voglio iniziare con un bel bacio perugina. Sei un criminale se vieni a Perugia e non ti mangi i baci perugina, cioè sei da querela. Mi sono preso un bacio classico e uno al caramello salato, ne ho presi due solamente per il fatto che non volevo sembrare un pezzente a prenderne solamente uno. Però come nascono questi baci perugina? Inizialmente questo cioccolatino doveva chiamarsi cazzotto perché ricordava la forma di una nocca della mano chiusa a pugno. Venne ideato da Luisa Spagnoli, la proprietaria dell'azienda Spagnoli che faceva anche le caramelle che conosciamo tutti, le Rossana. E quindi stavo pensando a un modo per riciclare gli scarti della fabbrica e così idearono questo cioccolatino con crema al gianduia e pezzi di nocciola dentro, quindi niente di troppo speciale alla fine. Però quello che l'ha reso veramente celebre è tutto l'intorno alla fine. Il marketing. Infatti fu Giovanni Buitoni, giovane amministratore della Perugina all'epoca, a cambiargli il nome in bacio. Però la vera svolta avvenne con Federico Seneca che, prendendo spunto dal bacio di Francesco Heinz, prese due amanti e le mise su uno sfondo stellato, proprio notturno, dipinto che poi è diventato celebre, se lo vedete capite subito. Invece per quanto riguarda i bigliettini ci sono diverse ipotesi, una di queste è che Francesco Seneca l'abbia inseriti ispirandosi ai bigliettini che mangiava segretamente Luisa Spagnoli all'amante Buitoni, bigliettini che Luisa inseriva di nascosto fra i cioccolatini. Però un'altra ipotesi è quella che siano stati presi dall'America. L'amico certo non si riconosce nell'incertezza. Non è romantico, così come erano inizialmente i bigliettini. Infatti uno dei fantastici messaggi che potevate trovare nei cioccolatini all'incirca degli anni 30 era: meglio un bacio che una gallina domani, firmato Seneca, e molti pensarono che si riferivano al filosofo latino, però in realtà era Federico Seneca. Erano frasi abbastanza provocatorie e col tempo sono diventate quelle che conosciamo noi tutti oggi su questa bella cartina stellata. Niente, il cioccolatino ricorda anche una piccola tetta magari. Cioè, che poi, detto fra di noi, non mi piacciono neanche. Entriamo nel vivo del futuro, va. Pasticceria Sandri, questa qui me l'avete consigliata voi, mi avete anche detto che fra i ragazzi qui di Perugia, gli universitari in particolare, è diffusa leggenda che se ci vai non ti laurei. Io confido nel fatto che sono uno studente Unifi, perciò spero di non fare danni al mio destino. Andiamo a vedere cosa hanno da mangiare. Beh, mi dispiace per l'Università di Perugia che non possono venire a mangiare in questo bar fantastico. La volta affrescata dà proprio quel tocco di aristocratico. Pasticceria che fa paste per colazione, dolci, cioccolatini e anche la rocciata, che sarebbe questa torta simile alla sacher. Infatti anche questa è a base di mele, però con dentro anche noci, pinoli, uvetta, un po' di tutta frutta secca e anche cioccolata, e poi sopra nella pasta esterna colorata con la kermens. Mi sono preso una fettozza e andiamo a assaggiarla. Che profumo. L'uvetta spinge molto, spingerà anche con l'intestino, sono sicuro. C'è un retrogusto leggermente pizzicantino e non capisco a dove viene però. Molto interessante tutto questo miscuglio di sapori fra frutta secca, mele e cioccolato. Niente male, ma continuiamo. Belli questi passaggi all'interno delle mura della fortezza, sono l'ideale per farmi perdere, cioè sono un dedalo. Sto andando a prendere l'autobus per andare verso la prossima tappa, ci sarei voluto tantissimo andare con il bike sharing che offre Perugia, il problema è che l'applicazione non funziona tanto bene, infatti quando dovevo inserire il nome mi dava l'opzione di scegliere fra la nazione di residenza. Mezz'ora di autobus per arrivare in una tappa e basta. Testone, appena vi ho annunciato che avrei fatto questo Perugia Futur, tutti, torta al testo, devi mangiare la torta al testo. Perciò eccomi qui, uno dei migliori che si può trovare qui a Perugia città. Poi ce ne sono altri limitrofi, però sono difficili da raggiungere se non hai la macchina.
non mi aspettavo minimamente di trovare una cosa del genere. Io pensavo che il testone fosse un barrettino dove ti prendevi la torta al testo già fatta, col salume dentro, tutto molto easy. Invece è organizzato bene, forse anche troppo, perché c'è troppa roba, non so neanche dove guardare. Qui c'è il menu, si può scegliere cosa mettere dentro al testo, il contorno, c'è veramente un botto di roba, pasta, antipasti, primi, taglieri. Però noi andremo con la torta al testo. Non avete idea di quanto mi faccia gola questa torta al testo. Alla fine ho preso quella con erbe e salsicce, che penso sia quella un po' più tipica, perché quando cerco su Google torta al testo Perugia mi capita questa, perciò ho deciso di optare per lei. Non so esattamente... Ok, sì, sono spinaci e salsiccia. Non vorrei sbagliarmi, mi confondo sempre con la cicoria e cose del genere. Erba, diciamo. Fetta bella carica, pagata 7 euro. Torta al testo sarebbe essenzialmente... farina, acqua, sale e poi bicarbonato per renderla più ariosa, più morbida e soffice. E era essenzialmente il pane che si portavano i contadini in campagna quando dovevamo lavorare per tutto il giorno. Una versione più saziante del pane normale magari. E prende questo nome perché viene cotta sul testo, che sarebbe questo disco in laterizio, che appunto gli dà questa bella crosticina. E viene anche chiamata crescia o ciaccia. Salsiccia saporita, spinaci che gli danno quel tocco più salutare. È piacevole da mangiare, effettivamente è saziante. La salsiccia è bella unta, con quel retrogusto di brace. La cosa particolare di questa torta al testo è che quando la metti in bocca, la mastichi, dopo non diventa asciutta, non diventa stopposa, ma quasi cremosa invece. Penso che sia dovuto al bicarbonato questo. Non riesco a fermarmi dal mangiarla. È iniziato a piovere. Sono tornato nel centro di Perugia per andare a pranzare dal ristorante dal Micocco. Ristorante che mi avete consigliato voi, dove si può mangiare con 18 euro, se ho capito bene, due primi, oggi ci saranno gli gnocchi, un secondo che sarà l'arrosto, pane contadino, poi come antipasto dei crostini, panzanella come contorno e il dolce e la bibita esclusa. Però 18 euro tutto questo cibo, molto, tanta roba. Arrivato l'antipasto e sono una sorta di pizzettine alla fine. Questa qui è il pomodoro, bella salsosa, super soffice. Le cipolle. Allora, le quantità sono molto generose. Io spero vivamente che non si aspettino che io me le finisca, perché potrei morire. Abbiamo qui gnocchi con ragù che emanano un profumo pazzesco, non vi sto neanche a raccontare. Poi tagliatelle con pomodoro e pancetta. Quindi diciamo che non è cibo tipico, ma è l'ambiente a renderlo tale. Siamo con questi gnocchi che mi sembrano fatti a mano, perché hanno una forma bella e regolare. Buon appetito a tutti, ragazzi. Sento un sapore di patata con la farina. Guardate qua, belli, tutti di una forma differente l'uno dall'altro. Passiamo con queste tagliatellozze. Olla, belle sugose. Che profumo. Tagliatelle comunque buone, forse un po' troppo spesse per i miei gusti. Poi il sugo ha quel retrogusto leggermente dolciastro, penso dato dal grasso e la pancetta, che ci sta veramente da Dio. Oh, finalmente proteine, arrosto e poi un bel coscio di pollo con contorno panzanella. Un pasto semplice che mi riporta, volendo, anche al periodo delle elementari, quando si rimaneva a mangiare a mensa. Piatti semplici ma efficaci. Ma se facessi una cosa del genere? Il coscio si mangia con le mani. È fatto apposta, cioè i polli hanno questo osso per tenerlo con le mani, eh. Sì, sto mangiando la panzanella aiutandomi con il pane. Sentiamo anche questa carnina qua, va. Ci sta, un po' asciuttina, non la mia tipologia di carne preferita, però so proteins. E per concludere, una bella fettina di torcolo che sarebbe, penso, ciambellone e vinsanto, che non berrò perché potrei sbrattare. Buon appetito, sono pieno. Bello soffice, molto bene. Prossima tappa, ci troviamo in piazza Giacomo Matteotti, porchetteria Granieri, che c'è una sede anche a Firenze che ho già provato, però voglio provare questa qui originale perché mi avete segnalata tutti. Grazie mille.
farinozzo con la porchetta, con patate arrosto, salsina al tartufo e cioè questo qui è poesia. Guardate qua che bella cotica. Ma c'è anche il pecorino dentro, mascolinità pura, spacchiamocelo. C'è uno strato di porchetta non indifferente. La salsina al tartufo ci sta da Dio perché gli dà un bel tocco dolciastro. Panino pagato 7 euro, dimensioni notevoli e la porchetta alla fine non delude mai. Forse l'unica cosa, il pane è un po' troppo spesso e insieme alla porchetta va un po' a lappare la bocca. L'inverno ci sta tutto. Si è fatto buio, ho posato la roba nell'ostello, anche la fotocamera sono passato al telefono perché domare la pioggia e registrare con la fotocamera è impossibile. Poi dovete sapere che caratteristico del centro di Perugia sono anche le salite, perciò è anche abbastanza faticoso fare tutto insieme. È un po' un misto fra Urbino e Bergamo Alta. Salite e viuzze. Ottima per smaltire il cibo. E per la prossima tappa ho deciso di optare per la bottega di Perugia, per un bel painozzo tipico con salume, latticino. Vediamo un po' cosa hanno. Che posticino assurdo, un buchettino che fa panini a partire da 2,50 euro. Ho preso questo qui, ho pagato 3,50 euro. Vi faccio vedere cosa ci ho fatto mettere dentro. Panino con ciauscolo, che sarebbe questo salame fatto con il prosciutto cotto, lombetto e pancetta e poi pecorino. Secondo me per 3,50 euro da Dio proprio. Sentiamo questo salamino. Molto buono il salame perché è bello tenero, visto che è fatto col prosciutto cotto. Poi sente il grasso della pancetta e del lombetto. Anche il pane è molto buono, forse l'avrei smollicato un pochino per renderlo meno pastoso. Merenda economica, buona, sostanziosa, provate di brutto il botteghino secondo me. Tra la torta al pesto, il panino con la porchetta e questa botteghina Perugia con i painozzi mi sta sorprendendo. Adesso però voglio assaggiare dei piatti tradizionali, belli seri, dal ristorante. Cena di stasera dall'osteria a Priori. Nulla, era pieno. Piano B. Ma dov'è? Ma dov'è? Non lo trovo ragazzi, è un problema questo. Non trovo il mio piano B. Oh, trovato. C'è l'ingresso... un po' nascostino. Vediamo un po' questo menù bello vasto, mi sembra. Questo ristorante è bellissimo perché ha le tipologie di pasta tradizionali come gli umbricelli, con i quali puoi scegliere i vari condimenti, quindi il rancetto, sugo all'oca, norcina. Sono le paste più tradizionali, più tipiche, bellissimo. La cucina ci consiglia la coratella e torta al testo. Che bella torta al testo con il pane. Calda. Arrivate le patate al forno e poi la coratella con la torta al testo. La coratella non sarebbe altro che interiore di agnello, piatto super tipico della zona del centro Italia. Non l'ho mai mangiato in tutta la mia vita, penso che abbia il sapore simile a quello dei fegatini. Buon appetito a tutti! Wow, proprio sapore di interiore, con la consistenza un po' opaca in bocca. Sughettino molto buono. Allora, se devo essere sincero, ha un sapore molto particolare. E pensare il fatto che sono interiora non rende la cosa facile. Però, riconosco che nel complesso è un piatto buono. Cioè, tutto bello sugoso, caldo, proteico. Le patate ci sta molto bene. Devia un po' quel sapore di interiora. Sono molto felice di averlo mangiato perché secondo me questo qui è un piatto molto tradizionale che non si trova facilmente a giro. E qui a mangiar bene, devo dire che è tanta roba. Non pensi sia molto facile rendere buono dell'interiore? Fra i due ristoranti che ho provato oggi, questo qui è quello che preferisco. Ci volevo queste proteine. Al mangiar bene, da tenere a mente per una prossima volta a Perugia. Ah, anche smesso di piovere. Tiè. Perciò ragazzoli, con questa giornata di food tour è tutto. Noi credo ci vedremo domani mattina, forse per una colazione al volo prima di andare via, oppure per la chiusura del video, in modo da farlo di giorno, magari senza pioggia. E... è stato bello comunque qui adesso. Eccoci qua per la colazione in questo food tour a Perugia. L'ultimo pasto è opto per il panificio Santini. Oh vai, chiudiamo proprio in tradizione. Torcolo di San Costanzo, che sarebbe questa ciambella fatta con l'impasto del pane, con uvetta, pinoli, canditi e semi di anice. E la tradizione voleva che le ragazze fidanzate il 29 gennaio andassero a chiedere a San Costanzo: San Costanzo, dall'occhio adorno, fammi l'occhiolino, se no non cantorno.
credo. Che significa fammi l'occhiolino così so che mi sposerò entro la fine dell'anno. Se San Costanzo non le avesse fatto l'occhiolino, i loro fidanzati gli avrebbero regalato il San Costanzo, il dolce. Perciò andiamo a assaggiarlo, è un dolce tipico delle festività questo. Vediamo un po'. Bello caldino ancora. Il bello di arrivare nei forni proprio di mattina presto. Buon appetito a tutti. L'impasto è come quello del pangoccio, solo al posto del cioccolato c'è l'uvetta, si sente un sacco l'uvetta, un sentore di anice, non male, magari questo qui ci sta bene inzuppato in qualcosa, caffè, latte, molto bene. Chiudiamo proprio al top. Perciò ragazzi è stato breve ma intenso, io ringrazio tutti coloro che mi hanno consigliato i posti e i cibi da mangiare qui a Perugia. Per chi ancora non li conoscesse invece spero di avervi fatti scoprire. Però per questo Perugia Food Tour vi dico che è tutto. Io mi sono divertito moltissimo a farlo e il mio cibo preferito rimane la torta al testo, quella con le salsicce e l'erba, molto buona. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.